secondo i classificati per Living Divani, Cesare Bizzotto e Gioele Antonello. Da cosa nasce il progetto? Come nasce l'idea? Beh, innanzitutto all'inizio avevamo presentato un progetto e poi con l'azienda abbiamo deciso di fare qualcosa che andasse incontro sia al range dei prodotti che già l'azienda presenta che al tema del concorso. In generale possiamo dire che tutti e due i progetti hanno in comune l'essere molto versatili, perché siamo partiti dalla considerazione che la convivialità attorno al tavolo, che era appunto il tema di questa edizione di Comon, il nostro modo per far vivere spontaneamente la convivialità era appunto attraverso situazioni informali e quindi spontanee. Non abbiamo e non possiamo neanche pensare di pretendere di forzare la gente a una convivialità, ma appunto è qualcosa che viene da sé. Quindi in entrambi i progetti sono oggetti molto versatili per aperitivi informali o comunque situazioni di amicizia spontanea, possiamo dire, a tavola e non solo, quasi vorrei dire, perché poi con i tavolini che abbiamo sviluppato con Living abbiamo deciso di non limitarci necessariamente al... Sì, abbiamo avuto una specie di evoluzione del progetto che da un concept molto forte, che era quello iniziale, cioè di trasformare il momento di convivialità in quello che è il più semplice, genuino pane e salame, appunto. Quindi l'aperitivo col salame che si serve sul tagliere e il pane, appunto, con qualche salsa, magari qualche guarnizione, è diventato poi, ok, però dobbiamo trovare il modo di venire incontro, cioè di abbracciare un po' anche la filosofia dell'azienda, e quindi che il concept iniziale è stato rimodellato, forse, un po' a quella che era invece la filosofia dell'azienda di Living. Sì. Avete incontrato parecchie difficoltà? Ma che è stato comunque un percorso abbastanza formativo. Comunque, come contatto con un'azienda è stato tutto ben calcolato e ben gestito. Siamo soddisfatti, non ci sono stati troppi disguidi e credo comunque che sia stata un'esperienza, oltre che formativa, anche molto divertente. Anzi, da parte loro abbiamo notato un'incredibile disponibilità che è quasi inaspettata, nel senso che ci hanno trattato veramente come dei professionisti, ci hanno dato la massima disponibilità e i massimi mezzi, qualsiasi nostra esigenza è stata soddisfatta e anzi hanno fatto più del necessario.